Il sindaco di Catanzaro, Abramo, ha definito l'assetto della nuova giunta comunale. Il nuovo esecutivo, che conta al suo interno tre donne, è stato presentato stamani alla stampa e martedì 12 febbraio al Consiglio comunale, così come prevede la legge, nella prima seduta già convocata. Questa è la composizione della giunta Abramo. Vice sindaco e assessore alla cultura sarà Sinibaldo Esposito, Stefania Lo Giudice alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica, Filippo Mancuso a bilancio e tributi, Giovanni Meranti alle attività economiche, Vincenzo Belmonte ai lavori pubblici, alle politiche sociali e politiche della sanità ci sarà Caterina Salerno, mentre al personale torna Massimo Lo Monaco. New entry Giampaolo Mungo allo sport e Rita Cavallaro al turismo e alle politiche del mare. Abramo ha trattenuto per sé una serie di importanti deleghe, tra cui l'urbanistica, l'ambiente, il traffico, la mobilità e la polizia urbana. Abramo ha sostenuto di avere voluto velocizzare le operazioni di composizione della giunta perché la città non ha più il tempo di aspettare e la gente è stanca delle beghe politiche. Dobbiamo subito rimetterci al lavoro, ha detto. Vogliamo incidere da subito nella buona programmazione, affrontando in primis la rimodulazione del patto territoriale, l'emergenza rifiuti, il rilancio del centro storico tramite i fondi 2014-2020 e anche lo sviluppo dell'area di Germaneto. Ho chiesto, ha detto Abramo, un supplemento di delega in quanto voglio dedicarmi direttamente alla programmazione ed affrontare la questione lavoro. Su precise domande della stampa, Abramo ha illustrato anche le nuove strategie dell'amministrazione sul problema parcheggi e sul piano traffico. Ricomincia con tante priorità. Sì, tante priorità, dai rifiuti alla programmazione che avevamo lasciato, quindi ai fondi comunitari, perché sono arrivate le offerte, quindi dobbiamo appaltare il più presto possibile per far iniziare i lavori. Perché significa cambiare il volto della città, ma significa anche dare un minimo di risposta all'economia locale, perché da sempre il settore dei lavori pubblici, il lavoro alle imprese di costruzione fa sì che l'economia cominci a risvegliarsi. Lei parlava di alcune emergenze, in primis quella dei rifiuti, poi dello sviluppo dell'area di Germaneto, e questo è un progetto già partito, e poi anche del rilancio del centro storico con l'istituzione di alcune facoltà, nello specifico quella di sociologia, il trasferimento di alcune delle presidenze e delle altre facoltà nel centro storico. Un centro storico che comunque deve ripartire dalla viabilità, dalla vivibilità, quindi anche il problema parcheggi. Abbiamo un problema parcheggi che stiamo per far partire in questo momento. Abbiamo dei progetti già pronti, stiamo per far partire i bandi per la realizzazione di questi parcheggi. Abbiamo raggiunto un accordo con l'università per far aprire sociologia nel centro storico, il rettorato e le presidenze delle facoltà. Abbiamo questa necessità entro maggio di definire gli accordi di programma con la regione per utilizzare i fondi 2014-2020 su questo piano sul centro storico. Perché vogliamo essere attori principali, quindi non subire queste misure perché anche se finanziate sempre dalla Comunità Europea, però impostate la Regione, ma vorremmo essere noi a fare una proposta per come impostare questi finanziamenti, per come poterli utilizzare. Lei ha fatto una scelta chiara di velocizzare le operazioni e domani ci sarà già il primo consiglio, la giunta prestissimo, nonostante qualche frizione all'interno della stessa sua coalizione, ha deciso di velocizzare proprio perché la città non poteva più aspettare, diceva. Allora, la città ci ha votato per la terza volta, dobbiamo dare risposte concrete. Se la città legge sui giornali che una coalizione comincia a litigare per la composizione della giunta, è finita, perché vuol dire che allora non abbiamo capito niente. La città ha dei problemi enormi, soprattutto la questione lavoro. La gente ha veramente grandi difficoltà, non può ogni giorno vedere litigi all'interno delle maggioranze che sono state votate. Quindi io non intendo aprire polemiche con nessuno, quindi nel momento in cui non mi è stata data risposta, io vado per la mia strada. Anche se sono vicino comunque a tutte le liste che mi hanno poi portato all'elezione di sindaco, però la città è un'altra cosa, viene prima la città e poi viene la politica.